Dottoressa Fabrizia Cupella, Teatro Fraschini e Cinema Politeama da oggi in una nuova avventura. È proprio una nuova avventura, ha detto la parola giusta, nel senso che sicuramente prima di decidere abbiamo dovuto passare momenti di incontri, di valutazioni amministrative, di valutazioni culturali, tutti quanti, Assessore alla Cultura, Fondazione Banca del Monte, Comune e poi anche all'interno dello stesso nostro teatro. Ma poi abbiamo detto sì, dobbiamo farlo, è una sfida culturale troppo importante. Forse siamo tra i pochi che nelle città importanti d'Italia fanno una commissione del genere e noi questa sfida la vogliamo proprio giocare fino in fondo. È una commissione particolare in cui il teatro si fa carico anche del cinema. Sindaco Massimo De Paoli, oggi è davvero un bel giorno per la città di Pavia. Oggi è un bel giorno. Primo motivo per cui è un bel giorno è che rimane aperto un cinema bello come il Politeama, una struttura rimodernata di recente in cui si vedono bene i film, in cui si assiste tranquilli agli spettacoli. E questo succede perché dopo che il privato ha certificato che non era più in grado di riuscire a continuare l'attività, il Comune e la Fondazione Banca del Monte tramite il Teatro Fraschini hanno deciso di andare avanti. Questo è il primo motivo fondamentale. Si potrà continuare ad andare al cinema a piedi, si potrà continuare a vivere la città, si potrà continuare a godere di qualcosa che noi vogliamo che tocchi tutte le fasce di pubblico, i bambini con i cartoni animati, con quello che li divertirà, gli over 65 che potranno avere spettacoli al pomeriggio e poi gli altri, tutti gli altri che hanno dimostrato di gradire molto le rassegne come Sguardi Puri o quelle che propongono insomma a Pavia film che altrimenti non si vedrebbero. Ecco, se riusciremo a fare questo mix di offerta sicuramente la città risponderà. Presidente Aldo Poli, un obiettivo importante è quello di mantenere e rilanciare un polo culturale come questo. Beh, in effetti quando sono venuto a conoscenza che il Cinema Politeama chiudeva i battenti con la fine di questo anno sono rimasto un pochettino perplesso e in quel momento avevo vicino anche due consiglieri della fondazione e allora ho espresso il desiderio di dire ma perché non interveniamo noi? Pavia è ricca di storia, dell'università, di cultura, gli manca il cinema, il teatro c'è perché come fondazione siamo i maggiori, siamo quelli che sosteniamo questo teatro e di conseguenza avere anche un cinema che può essere multifunzionale e può dare quell'aspettativa che la cittadinanza pavese veniva notevolmente delusa con la chiusura del Cinema Politeama che era la tradizione di Pavia. Assessore alla Cultura Giacomo Galazzo, fare rete per salvare il Politeama. Sì, è quello che è avvenuto. Diciamo che noi a giugno ci siamo resi conto che il cinema non avrebbe riaperto e potevamo rassegnarci oppure potevamo immaginare qualcosa di nuovo che tenesse in vita il cinema in questa città e così abbiamo fatto, facendo rete con istituzioni che ci hanno accompagnato. E quindi penso al coraggio della Fondazione Fraschini che si assume una responsabilità di questo tipo, di rilevare il cinema e di renderlo parte della sua attività. Penso alla Fondazione Banca del Monte che con un'erogazione molto importante permette concretamente l'operazione e dà segno di una grandissima attenzione per la nostra città.